E con noi il dottor Marco Rappellino, che è consigliere dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della provincia di Torino e un esperto di controllo dell'errore sanitario nei sistemi sanitari, è responsabile dell'area qualità dell'ARES Piemonte. Senta, in questo convegno si parla di medicina del lavoro. Allora, due domande. Primo, come si integra tutta la discussione che sta avvenendo qui con, diciamo così, il programma di attività dell'Ordine dei Medici, visto che l'Ordine dei Medici ha dato la sua organizzazione, insomma, l'ha organizzato in maniera paritetica insieme ad altri organi, anche lui. Ma è molto attiva la Commissione per la Sicurezza a livello dell'Ordine dei Medici di Torino, direi che probabilmente anche a livello nazionale ha fatto sentire più volte la sua voce, grazie anche al collega Falcetta che si dedica con grande assiduità a questi argomenti. Direi che oggi è una cosa, diciamo, è un convegno molto importante per diversi motivi, proprio perché c'è una grossa multiprofessionalità, cioè non sono più le discipline mediche o ingegneristiche che vengono coinvolte, ma c'è una multiprofessionalità, ingegneri tecnici, ingegneri strutturali, ingegneri clinici, medici legali, medici del lavoro, persone che si occupano della gestione del rischio, della qualità, ergonomi, psicologi, proprio perché la sicurezza dovrebbe essere intesa come una visione globale della sicurezza del paziente, dei visitatori, degli operatori nell'interno delle strutture sanitarie. Ho capito. Quindi questo si integra rispetto al suo specifico di lavoro professionale, che è quello di scoprire, lei è uno dei massimi esperti italiani di errore medico. No, adesso non esageriamo, diciamo che spesse volte capita che gli interessi, diciamo così, personali vengono un pochino spostati sul piano del lavoro. Io mi sono sempre interessato di indagini, di libri di spionaggio, eccetera. Non siamo a questo livello, però indubbiamente il nostro è un lavoro che bene o male porta ad indagare, ma non indagare in senso che di colpevolizzazione, semplicemente cercare le cause degli errori e cercare di porne rimedio. Questo convegno chiaramente chiude un pochino il cerchio, perché l'errore medico può venire dalla problemi di organizzazione. I problemi di organizzazione nel 90% interessano gli operatori, e quindi probabilmente agendo sull'organizzazione, agendo sul benessere organizzativo degli operatori, si riuscirà anche a diminuire l'errore. Faccio la stessa domanda che ho fatto prima al dottor Falcetta. Esiste anche un problema di medico-sanitario di attribuzione di responsabilità? Medico legale di attribuzione di responsabilità, nel senso che il magistrato di turno poi, in caso di problema, qualcuno lo deve chiamare. Questo nuovo modo di affrontare la sicurezza è ovviamente dal punto di vista operativo molto importante, perché mette in rete professionalità diverse che altrimenti prima avrebbero addirittura potenzialmente potuto confliggere anziché collaborare. Però da un punto di vista medico-legale di attribuzione di responsabilità, la situazione si complica o si semplifica? Ma indubbiamente, bene o male, qui si cerca anche di evitare che venga colpevolizzato l'ultimo operatore. Di solito l'ultimo operatore è un po' una vittima di quello che succede. Quello che rimane col cerino in mano. Quello che rimane col cerino in mano, o come diciamo quelli della nostra età si ricordano, il ballo della scopa, no? Il ballo della scopa in cui c'era sempre qualche donna in meno e si andava a finire che qualcuno la scopa alla fine ce l'aveva in mano. Quindi noi cerchiamo di riuscire a capire cosa c'è nell'organizzazione, ma non è per estendere la colpa a qualcun altro, cioè non è un rimpiattino, è semplicemente cercare di vedere se
proprio la colpa definitiva sia dell'ultimo operatore, come dicevamo, o se non ci sia un problema sistemico nell'interno dell'organizzazione. Mi viene in mente turni pesanti, mi viene in mente stanchezza, mi viene in mente mancanza di una leadership. Ci sono tantissimi motivi per cui ci possono essere delle situazioni di errore. Poi è chiaro che bene o male esiste anche l'errore umano puro, questo non possiamo... Incomprimibile. Ma la giurisprudenza è in grado di recepire questo nuovo approccio alla sicurezza? Io sono stato l'altro ieri a un seminario a Roma al Senato e si è parlato proprio di nuove leggi sul rischio clinico. L'impostazione di valutare una responsabilità della struttura, non tanto del manager o del direttore generale, eccetera, ma della struttura dal punto di vista civile, per determinati errori o eventi avversi sanitari, sta inserendosi nelle future leggi. Quindi siamo tutti in una fase di cambiamento, insomma. Culturale. Siamo in una fase di cambiamento. Io in questo seminario mi sono permesso di dire, anche diciamo cercando di rappresentare l'idea degli ordini, che non possiamo lasciare lo spontaneismo dei medici, quello, diciamo, il fatto di mettersi assieme per fare dei gruppi per la gestione del rischio clinico, ma ci devono essere delle leggi cornice, delle leggi quadro che bene o male diano alle regioni degli input precisi per questo argomento. Grazie mille.